Solito allenamento, giretto nel bosco, magari con una piccola variante, vediamo se anche possiamo fare questi 10 km e poi nel pomeriggio, se ancora va, un bel giro in bici. Adesso facciamo il mio giro classico nella natura, ovviamente. Questa cosa mi ricorda tanto Santiago. Questi scenari, grano e montagne di là. Beh, forse quest'anno, se Dio vuole, ci rivediamo. Thank you.
indirizziamo verso la strada, la carreccia bianca larga. Già picchia, però da qui guardate che splendida vista di queste montagne. Adesso percorrerò il bosco e vedremo dove mi porta. Sembra che si inoltre il bosco, perché non mi fa piacere, perché comincia a fare molto caldo. Vediamo dove va, molto curioso. Comunque molto bello. Si allontana i rumori della città e cominciamo a inoltrarci nei rumori della natura, che sono molto molto. Belle fatine. Ho capito perfettamente dove arriva questo sentiero. L'avevo fatto una volta e ne avevo scoperta, praticamente mi porta dalla parte opposta di là o verso via di Lunghezza, attraversando un uliveto e questo che vedete qui dietro. Lì su c'è una salita sterrata che porta su e un altro sentiero.
E di qua c'è il prato, devo attraversare quel po' di bosco che si vede lì dietro e ritorno sulla strada verso casa. Ma penso che a questo punto forse rifarò la strada a tornare indietro, perché di qui accorcio troppo, non farei neanche 6 km. Vedete? Se passo il ponte o vado dritto per il sentiero oppure riesco a salire su. Ovviamente qui sarebbe più facile, ma non posso perché ci sono. Poi lì c'è la chiusura con il filo spinato. Invece, passando sotto il ponte, entrando nel bosco lì, so che c'è un passaggio che avevo fatto tempo fa, un po' di mesi fa. Ecco, questo dovrebbe essere il passaggio. Adesso lì dentro. Devo stare attento un po' ai rovi, ma che volete. Ci siamo. Adesso devo solo attraversare questo campo. Se non fosse che già l'ho fatto, comunque la mia direzione è di là, quella. Scollinando lì si vede. Dicevo, ecco la direzione. Ho fatto appena 5 km, adesso forse ce ne avrò un altro uno, due, tornare indietro. Conosco anche questa altra strada bianca già fatta, ma penso che ormai passerò per dentro i campi, cercando di uscire di qua, da queste staccionate di filo spinato, ma se ricordo bene ci dovrebbe essere un cancelletto. E comunque, come potete vedere, per l'allenamento verso Santiago penso che è perfetto. Il sole c'è, la strada pure. Alla fine ci siamo, alla fine. Ho fatto qualche peripezia, ma sono ritornato sull'altro sentiero che mi porta praticamente a 2 passi da casa. Ho fatto quasi 9 km. Forse mi rimarrà. Mi rimarrà un chilometro o qualcosa. Bene perché finisce bene, insomma, che sta bene.
asfaltata che porta sui vialetti di casa, forse franchi occhi all'incinta.